Cittadinanza presente oggi, giovedì 2 giugno 2016. Grazie di essere qua, grazie alle autorità civili, alle autorità militari presenti, grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a tutte le associazioni presenti qua oggi, ma soprattutto grazie a voi cittadini che siete qua oggi e alla banda musicale, alle forze armate in congedo e attive. Non sono molti i comuni di piccole o medie dimensioni che festeggiano la festa della Repubblica il 2 giugno. Noi come Santena non perdiamo occasione, in qualsiasi occasione e ricorrenza in cui si richiami l'unità nazionale, le feste nazionali, noi ci siamo, noi ci dobbiamo essere, noi abbiamo un obbligo in più, è vero dottor Mesi? Abbiamo un obbligo in più perché il padre della patria è qui con noi, riposa qui vicino a noi e abbiamo questo dovere di ricordare sempre perché siamo qui, perché siamo una nazione. Il 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, infatti è l'occasione per ricordare e rinnovare il senso di un passaggio storico per il nostro paese, il referendum del 2 giugno 1946. Al termine della guerra, della seconda guerra mondiale, l'Italia era interamente da ricostruire e il primo atto di una rinascita che si rivelerà faticosa ma imponente è stato il referendum costituzionale. Il 2 giugno 1946 tutti gli italiani furono chiamati alle urne per decidere il volto da dare alla nazione, monarchia o repubblica. Non fu una cosa così scontata, guardate bene che ancora oggi si discute sulla validità del voto, insomma tanto si è detto, gli storici hanno lavorato molto. Dopo una campagna elettorale fra le più infuocate che la storia ricordi, si presentò al voto ben il 92% degli aventi diritto al voto. E dalla votazione uscirono anche i nomi dei membri dell'Assemblea Costituente, che 2 anni più tardi produsse la nuova Carta Costituzionale. Ma il 2 giugno fu una data storica anche per un altro motivo assolutamente primario. Fu la prima partecipazione delle donne al voto, sebbene in ritardo rispetto ad altre realtà europee, ci siamo arrivati anche noi. Quel giorno, infatti, finalmente tutte le donne italiane poterono recarsi alle urne ed essere elette in elezioni politiche. 21 di esse furono elette nella Costituente, 2000 donne nei consigli comunali. Sui banchi dell'Assemblea Costituente sedettero le 21 prime parlamentari, a regione denominate madri costituenti. 9 della Democrazia Cristiana, 9 del Partito Comunista Italiano, 2 del Partito Socialista di Unità Proletaria e 1 del Partito dell'Uomo Qualunque. Vi ricordate il discorso dei qualunquisti, eh? L'Uomo Qualunque. 5 di loro entrarono nella commissione dei 75 incaricata di scrivere la Carta Costituzionale e furono Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti. Quest'ultima, solo 30 anni più tardi, fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati, una delle 5 più elevate cariche dello Stato, mai ricoperte da una donna prima, occupando lo scranno più alto di Montecitorio per 3 legislature, dal 79 al 92. Tutte le madri costituenti lottarono e furono attente alle speranze delle italiane, per non deludere le migliaia di donne partigiane, staffette, donne antifasciste che in mille modi avevano contribuito alla liberazione.
Mentre in questo momento a Roma è in corso la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica e a seguire ai fori imperiali la tradizionale parata che vede passare in rassegna i corpi dello Stato, noi oggi, qui a Santena, vogliamo festeggiare la ricorrenza celebrando in particolar modo il 70° anniversario del voto alle donne che appunto oggi ricorre. E pensate che qui fra noi c'è una persona che allora, 70 anni fa, andò al voto pur non essendo ancora nata, perché era nel grembo di sua madre. Se vieni qua un attimino così la presentiamo, eh? Era nel grembo di sua madre che si recò per la prima volta al voto. Questa persona è un po' il simbolo di questa rinascita delle donne, quindi ve la presento ed è qui con noi. Ti darei un applauso per questa. Quindi è un'esperienza viva, non nata, eppure la prima donna che ancora prima di nascere si recò al voto. Quindi questa ricorrenza vorremmo farlo cercando per un momento di far rivivere il clima, le emozioni che attraversarono le donne di allora in questo fondamentale passaggio storico. Per fare questo ci affidiamo dunque ad alcuni loro ricordi e pensieri che saranno rievocati dalle donne della nostra amministrazione. Sono testimonianze di donne che si batterono per ottenere il suffragio universale, come Anna Garofalo, José Rubinacci, Alba de Cespedes, Maria Bellonci, Nadia Spano e Miriam Mafai, e che in seguito sono diventate politiche, scrittrici, giornaliste e poetesse. Ecco, queste persone oggi si chiamano Getti, Dina, Lidia, Rosella, Adriana e Fiorenza. Milioni di donne in tutta Italia, nelle grandi città industriali del nord come in quelle del centro-sud, nei piccoli centri agricoli e nelle comunità montane, sostano composte in lunghe file davanti ai seggi elettorali. È il 2 giugno 1946. È una giornata soleggiata, indossano abiti leggeri, almeno le più giovani, ma tante, soprattutto le anziane, espongono un rigoroso lutto, in molti casi segno delle atrocità della guerra, in altri specchio di quell'Italia contadina lontana dai processi di modernizzazione e scolarizzazione. Alcune sono semplicemente abbigliate, altre sfoggiano toilette più accurate, ma che il paese viva gravi difficoltà economiche lo richiamano le odiate scarpe ortopediche, accessori firmati nelle memorie come il simbolo del sacrificio e della rinuncia alla femminilità imposti dal conflitto bellico. Le immagini dei cinegiornali ci mostrano note stelle del cinema, la popolare Anna Magnani, insieme a volti sconosciuti, tutte alle prese con il primo voto. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornate alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutte nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione, quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati alle donne, infilati al braccio di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono ora tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari. Thank you.
per me quello che conta è lo spirito con il quale, allora, abbiamo lottato le une a fianco delle altre, liberali, socialiste, comuniste, democristiane, repubblicane, donne diversissime per origine, educazione, tendenze, ma unite allora tra di loro da una comune convinzione, che era necessario che le donne italiane uscissero finalmente da uno stato di inferiorità politica e sociale e partecipassero insieme agli uomini alla ricostruzione dell'Italia. Del resto, nessuno poteva in quei mesi negare che le donne partecipavano già, attraverso il loro immenso, eroico contributo, alla resistenza, a cancellare 20 anni di fascismo e a lavorare al rinnovamento del paese. Questo in me il ricordo più vivo, la nostra solidarietà, l'affiatamento per cui non ci consideravamo più soltanto tra noi alleate, ma amiche. Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, cioè il giorno delle elezioni. Era quella un'avventura incominciata molti anni fa, prima dell'armistizio. Era il 25 luglio, il giorno in cui avevo poco più di 20 anni, vennero a prendermi per condurmi in prigione. Ero accusata di aver detto liberamente quel che pensavo. Da allora fu come se un'altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era neppure permesso di respirare. È stata sì un'avventura umiliante e penosa. Ma poi, con quella croce sulla scheda elettorale, mi pareva di aver disegnato uno di quei fregi che sostituiscono la parola fine. Uscii dai seggi, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i capelli ben riavviati sulla fronte. In una cabina di legno povero e con in mano il lapis e 2 schede, mi trovai di fronte a me cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l'impulso di fuggire. Non che non avessi un'idea sicura, anzi, ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quest'idea, alla quale mi pareva quasi di non avere diritto, perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve di essere, solo in quel momento, immessa in una corrente limpida di verità. E il gesto che stavo per fare e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Si faceva anche casa per casa. Si andava a parlare con le donne. Noi entravamo nei cortili con un altoparlante e dal cortile dei grandi palazzoni romani parlavamo. Cominciavamo a parlare. Le donne si affacciavano alle finestre e ascoltavano. E gli uomini pensavano di poter comandare. È inutile che facciano la riunione. Tanto mia moglie vota come dico io. Non era vero per niente. Le donne imparavano ed è stato un primo esempio di libertà. Dentro la cabina la donna era libera di fare quello che voleva.
Poteva non ascoltare il marito, ma poteva anche non ascoltare il prete, il parroco, che le diceva di votare in altro modo. Ricordo ancora l'emozione con la quale molte donne, anziane donne, chiedevano ai figli di essere accompagnate fino all'interno dei seggi elettorali, incerte, timorose di sbagliare, e uscivano dalla cabina soddisfatte ed emozionate. Il mio primo voto fu un'emozione incredibile, mi tremavano le mani, avevo timore di sbagliare, di sporcare la scheda, di rendere nullo il mio primo, importantissimo, utilissimo voto. Della nostra patria e luogo in cui Cavour guarda l'articolo primo della Costituzione che dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, con il voto. Con il voto. Il 92% delle donne aventi diritto il 2 giugno 1946 andò a votare. È vergognoso che oggi in alcune votazioni non si raggiunga il 60%, 70%. Troppo in fretta si dimentica le lotte, le persone, le vite perse per acquistare il diritto di poter votare e per andare a fare una gita fuori porta non si va a votare. Voglio lasciare la parola al dottor Nerio Nesi. Sindaco, cittadini, forze armate, credo che abbia ragione lei quando ha detto prima che per noi è un dovere doppio ricordare il 2 giugno, perché siamo nella città più cara al Conte di Cavour, la persona che ha creato lo Stato italiano. Mi permetta un ricordo personale anche mio. La persona che organizzò nel 1946 il referendum del 2 giugno era un bravissimo ingegnere piemontese, nominato quasi per caso ministro dell'interno. Un socialista che De Gasperi aveva voluto nell'incarico più delicato di quel momento. Lei ha già citato giustamente che fu un momento terribile nel rapporto fra i monarchici e i repubblicani. Non era scontato per la vita. Io ricordo ancora quando arrivarono le prime notizie, avevo 20 anni, dal sud che votò in massa per la monarchia e anche qualche regione del nord, e poi via via. E devo anche ricordare, lo faccio con molto piacere, la correttezza istituzionale di Re Umberto II quando non volle dar retta a quelli che gli chiedevano di opporsi al referendum. Ci sono delle bellissime immagini di Umberto II che lascia l'Italia per andare nel tradizionale paese dove vanno i Savoia in esilio, Portogallo. Anni terribili quindi,
anche perché eravamo tutti molto poveri. Io ricordo in casa mia, nella frazione di Bologna, si mangiava la polenta 6 giorni alla settimana, la carne 1 giorno alla settimana. Per primi la mangiavano i bambini. Ma da quei momenti, da quella grandezza del popolo italiano, è nato quello che venne poi definito in tutto il mondo il miracolo italiano. Fu un grande miracolo. Ci furono degli aiuti, certamente, ma fu la forza della volontà del popolo italiano il risoluto riconoscimento. Grazie quindi, signor Sindaco, alla Fondazione Cavour, che ho l'onore di presiedere, vede con molto piacere che lei ogni volta che capita l'occasione ricorda l'unità d'Italia. È quello che bisogna sempre ricordare: l'Italia è una, indivisibile, sovrana, è fondata sul lavoro. Questo è il punto fondamentale. La ringrazio ancora. Oggi siamo qui anche, oltre che per ricordare la festa della Repubblica e celebrare la festa della Repubblica, i 70 anni del voto delle donne, e siamo qui insieme e lo facciamo, sono già alcuni anni che lo facciamo insieme alle scuole, insieme ai ragazzi, e sono anni che promuoviamo come amministrazione un concorso tra i ragazzi delle scuole per inventare il manifesto del 2 giugno, quello che vedete esposto, quello che vedete applicato e appeso per la città. E fare questo lavoro con le scuole è importante perché intanto rende meno anonimo. Gran parte dei paesi vicini comprano i manifesti già fatti per il 2 giugno, invece farlo inventare dai nostri ragazzi ha un significato importante, intanto perché li obbliga a ragionare sulla festa della Repubblica e li obbliga a pensare quali possono essere i segni e i modi secondo cui questa festa della Repubblica può calarsi sulla nostra realtà di Sant'Anna. Ecco perché qui oggi hanno sfilato insieme a me, vicino a me, e sono qui davanti a tutti i 3 vincitori del concorso per la realizzazione del manifesto del 2 giugno. Lascio a questo punto la parola al vicepresidente Martino Pollone, che non vedo. Ah, eccolo. E poi all'assessore Paolo Romano. Buongiorno a tutti. Io volevo solo ricordare una parola semplice, che è partecipazione. Il nostro sindaco l'ha ricordato prima, il dottor Nesi successivamente. La cosa importante che cerchiamo di fare con la scuola è far sì che i ragazzi si rendano conto che solo partecipando alla cosa pubblica si cresce realmente come cittadini. Uno degli elementi che è stato introdotto grazie all'amministrazione è questo concorso del 2 giugno. Riuscendo a comprendere che si è parte di una società, probabilmente negli anni prossimi potremo avere dei cittadini che vivono effettivamente la società. Diversamente ci sono tanti distrattori che portano a vivere individualmente le esperienze personali. Se non si riesce a creare delle situazioni per cui si condividono le cose, la società è destinata a essere molto individualista, la nazione perde la sua condizione di essere. Quindi quello che io vorrei lasciare ai ragazzi come idea da portare avanti è esserci, partecipare, conoscere. In questo modo penso che riusciremo a crescere tutti quanti come società positiva che integra coloro che arrivano. Diversamente davvero è un po' triste quello che potremo vedere tra un po' di anni. Ringrazio Martino, ringrazio la scuola e gli insegnanti per la collaborazione e per le belle parole che ha appena detto. Brevemente, questo concorso, come ha già detto il sindaco, è il 4º anno che viene svolto. Quest'anno era riservato alle classi 3ª, 4ª e 5ª elementari e alle scuole medie.
e appunto era, l'obiettivo era quello di disegnare lo sfondo e progettare del manifesto del 2 giugno con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai principi fondamentali della Costituzione, offrendo ai ragazzi l'opportunità di raccontarsi, di raccontare la storia attraverso le loro capacità artistiche, ma anche le conoscenze dei programmi informatici, perché chi ha vinto il concorso ha utilizzato l'informatica, quindi l'innovazione. Allora andiamo a presentare i ragazzi, il terzo classificato della seconda di Falcone è Paola Palatucci. Ci descrive brevemente che cosa ha disegnato. Ho disegnato questo disegno perché rappresenta la bandiera italiana, che è il simbolo del nostro popolo, con le matite, perché tu sei in mano una matita, puoi disegnare tutto quello che vuoi, e la concarta che ho scritto 2 giugno, che è il simbolo del voto delle donne. Grazie, ancora un applauso a Paola. Secondo classificato, Villata Alessandra della quinta C, Cavour. Descrivi anche tu che cosa hai disegnato. Io ho deciso di rappresentare Cavour che tiene unita l'Italia, perché Cavour ha unito l'Italia e nel 2 giugno 1946 è stata la Repubblica e Cavour comunque ha dato un grande contributo. Grazie ad Alessandra. Vince il concorso Spoto Stefano della terza A, Falcone. Ho deciso di rappresentare la festa, questa festa qui, con le frecce tricolore, perché so che comunque rappresentano l'Italia, con la bandiera dell'Italia e poi il volo in cielo va sempre più in alto, sempre a migliorare, e il simbolo della Repubblica Italiana, perché comunque è il simbolo, quindi mi sembra giusto, e anche un po' per rappresentare Santena ho inserito la chiesa di Santena, che è comunque un simbolo insieme a Cavour, che sia simbolo di Santena ma anche dell'intera Italia. Grazie. Quest'anno rispetto all'anno scorso è stato non semplice valutare i disegni perché ce n'erano tantissimi e quindi non è stato così scontato. Si è cercato di premiare l'idea ma anche l'applicazione tecnica, l'innovazione, l'utilizzo delle tecnologie e quindi riuscire poi a decidere fra il primo, il secondo e il terzo non è stato semplice. Prima di concludere e lasciare la parola a Don Riccardo, volevo fare gli auguri pubblicamente a un nostro concittadino che oggi compie 80 anni, che porta la bandiera dell'Aido, e lì Piero, se vuoi fare un passo avanti, Piero è nato il 2 giugno del 1936. Auguri Piero. Grazie. Grazie Sindaco. Volevo soltanto dirvi alcune piccole cose. Dio non solo benedice l'uomo, benedice anche le opere dell'uomo e lo fa in un modo particolare, dandogli la libertà di organizzarsi come ritiene più opportuno. Ed ecco il grande evento della Repubblica, degli uomini che decidono di intraprendere una strada nuova, degli uomini che decidono di prendersi cura della nazione in un modo nuovo. Chiediamo che il Signore mandi sempre delle persone illuminate, che possono rifuggire gli interessi particolari o di determinati potentati, ma avere nel cuore la nazione e soprattutto avere nel cuore la gente, perché la gente, ricordiamoci, è fatta di persone. Io affido questo momento alla misericordia di Dio perché illumini tutti noi a vivere anche le nuove situazioni che la società ci propone con spirito costruttivo e non ripiegarci su noi stessi e rifuggirle come qualcosa di pericoloso. Grazie. Grazie Don. Allora, prima di concludere con l'inno
credo e spero vorremmo cantare tutti insieme, volevo dire che questa piazza manca ancora un pezzetto, vedete che c'è ancora una campata libera, ma la si riempirà presto, grazie all'aiuto dell'Associazione Culturale Europa e di altre persone, insomma c'è già l'idea per, se si riesce, per il 17 marzo 2017, che è il giorno della festa della Costituzione, dell'inno e della bandiera, inserire il terzo simbolo appunto di Costituzione, la bandiera c'è, l'inno, quindi ci sarà qualcosa, un murale, si sta studiando ancora che cosa fare per avere tutti e tre i simboli di questa ricorrenza. E vedete che ci sono dei tabelloni fatti a proposito che richiamano con delle immagini dell'epoca il voto alle donne, è stato messo proprio perché oggi si voleva dare un significato particolare a questa ricorrenza, a questi 70 anni. Adesso direi che possiamo concludere con l'inno nazionale, tutti sono attenti per l'inno nazionale. Attenti! Anche la banda musicale che ci inizierà ancora con qualche brano.